Buongiorno amici montanari, oggi è il 15 febbraio 2021 e fa un freddo becco. Sono le 8 del mattino, mi trovo in località Le Fraine, o Fraine, non so dove vada l'accento. Ho lasciato l'auto a Malga Livian sopra Zoppé perché vorrei provare a raggiungere il rifugio Venezia. Dovrebbe essere sulla carta un giro abbastanza semplice, ma viste le esperienze delle escursioni precedenti con questa neve, io dico che ci provo ad arrivare. Poi dove arrivo, arrivo, mi fermo e casomai poi torno indietro. Anche perché sono con Ray. Come dicevo, fa un sacco di freddo. Prima il termometro dell'auto, il sole comincia a spuntare. Il termometro dell'auto segnava meno 11, ma camminando si sta veramente bene. La neve, la traccia è ben battuta, la neve è compatta, almeno per questo tratto. Come vi dicevo, ho lasciato l'auto a Zoppé, poco sopra Zoppé, a Malga Livian. Attenzione che la strada da Zoppé al parcheggio, poi trovate le indicazioni del punto GPS e tutto, non viene pulita tanto, quindi è molto ghiacciata e in questa stagione bisogna stare molto molto attenti. Pian pianino sono riuscito a salire, anche se ho una normalissima auto due ruote motrici, ma sì, bisogna stare attenti. Ora, appunto, qui dalla località Le Fraine, prendo direzione per Malga Rutorto e da lì poi si raggiungerà anche, spero, il rifugio Venezia. Niente, io adesso proseguo e noi ci vediamo più tardi. A dopo, montanari. Allora, amici montanari, sono arrivato a Rifugio Venezia. È fantastico, c'è una giornata incredibile, la neve era stupenda, sono stato fortunato, ho trovato una traccia molto molto ben battuta e non è accusato né ciaspole né rampuncini a venire su. Adesso a scendere, cioè adesso, più tardi, a scendere penso che metterò i rampuncini perché in discesa è più facile scivolare. Comunque, veramente strepitoso. Ho già sistemato Ray con la sua cuccetta, eccola qua, la vedete? E niente, adesso vi faccio fare un breve, anzi brevissimo, tour del rifugio. Andiamo a vedere com'è il bivacco invernale e poi mi sistemo e mangio qualcosa. A dopo. Allora, questo è l'ingresso principale, che adesso ovviamente è chiuso, ma qua dietro c'è il bivacco invernale. Ho visto prima l'indicazione, eccolo qua, indica bivacco invernale qui sotto, bisogna scavare. Andiamo a vedere se è aperto, eccolo qua. Qua qualcuno l'ha usato come pisciatoio, ma no, non si riesce ad entrare. Penso che l'ingresso sia qui sotto,
però è inaccessibile. Quindi niente, volevo farvi vedere il bivacco invernale, ma non è possibile. Quindi torniamo lì davanti e approntiamo un pranzetto. Adesso mi preparo qualcosa da mangiare. Mi sono messo comodo, Ray ha la sua cuccetta, adesso mangia anche lui. Vorrei farmi oggi questi gnocchi qui, ma per farli voglio provare a usare questo, che è un fornello pirolitico. L'avete già sicuramente visto in tanti altri canali. C'è un problema però: io mi sono anche procurato la legna, ce l'ho qua dietro, me la sono raccolta qua sotto, infatti è un po' di fiatone perché ho fatto un po' di fatica, però sono in impedito totale a accendere il fuoco. Quindi boh, vediamo cosa riesco a fare, perché ho qualche dubbio. Proviamoci. Quindi qui ho il mio acciarino, qui c'è il fornello, mi sono portato via, questo non serve a niente, eccolo qua, qua c'è il fornello, mi sono portato via queste, che sono delle esche fatte con la cera e la canapa, le avete viste in migliaia di canali. Casomai vi lascio il link qua sotto di qualche video dove vi spiegano come produrle. E mi sono portato via anche queste, che sono delle scaglie di un fungo lignicolo tipo Fomes fomentarius, per dire, ma non è Fomes, per aiutarmi un pochettino di più ad accendere il fuoco. Proviamo, vediamo cosa riesco a fare. Quindi montiamo questo ambaradan qua. Ho anche le istruzioni, perché non mi ricordo minimamente come si monta. Ray, sei curioso? Sì, bravo. Allora, così, 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 poi questo va qua, siamo sicuri? Sì, questo va qua e questo va qua, così, va bene. Allora, spostiamolo leggermente più in qua, togliamo questo, quindi prepariamo l'acciarino. Allora, così prepariamo l'acciarino, eccolo qua, acciarino della Friendly Swede, vi lascio il link qua sotto se vi può interessare. Un'esca, apriamo bene se riusciamo, casomai usiamo il coltello per aiutarci senza tagliarci il dito. Ok, apriamola bene in modo che vengano fuori i filetti e vediamo cosa riusciamo a fare. Aspetta che facciamo un po' più di luce. Eccola, ha preso. Allora, la trasferiamo qui dentro. Eccola qua. Ci aggiungiamo un po' di questi cosini qui. Se riesco ad aprire il sacchetto, da pareva. No, si è spenta. Allora, riproviamoci.
Eccoci, eccoci. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Adesso! Adesso! Ci mettiamo questo, spostiamo sta roba qua e cominciamo a mettere dentro un po' di legnetti. Ora prepariamoci gli gnocchi che ho pensato di fare con la panna. Eccola qua! Panna chef! Classicissima! E i funghi sono qui, là sono gnocchi ripieni di gorgonzola, quindi con il mio fidato Mora che taglia come un bisturi, bah, facciamo così, così lo puliamo anche, mettiamo la panna poca, mi raccomando, che se no dopo fa male, mettiamo la panna, eccola qua. Panna. Mi raccomando, portare sempre a casa i propri rifiuti, la panna e poi i funghetti, che sono di quelli trifolati sott'olio. Io ho già sgocciolato a casa, perché buttare l'olio in giro per il mondo non è mai una cosa saggia. Eccoli qua. E adesso, siccome io sono furbo, mi sono dimenticato di là la forchetta, vado a prenderla. Allora, tutto in presa diretta. Posate, perché ci sarebbe anche il tavolo. Siccome noi siamo un po' grezzi, ci piace. Eccoci qua. Facciamo col cucchiaio. Allora, la ricetta dice, intanto scaldiamo un po' qua il sugo, no? Facciamolo scaldare un po', eccolo qua, poi c'è scritto sulla ricetta, aspetta che vi appoggio bene, inquadriamo giusto, di aggiungere anche un po' di acqua. Aggiungiamo un po', qua sta già bollendo, scalda un sacco sto fornello, ottimo sto fornello devo dire, eh? È della Tomshow, veramente comodo. Eccoci qua. Allora, lasciamo che il sugo si amalgami bene, eccoci qui, poi prendiamo i nostri gnocchi. Io sto seguendo quello che c'è scritto qua, eh. Prima volta che li faccio. No, Ray, questi qua sono per me. Dopo tu hai la tua pappa. Apriamo gli gnocchi. Sempre con il nostro Mora. Qua c'è scritto che poi in... Ray, spostati dai. Questi qua sono miei. Eccoci qua, anche questi rifiuti da portare a casa, e adesso amalgamiamo bene. Eccoci qua, adesso li lasciamo bollire 2-3 minuti e dopo dovrebbero essere pronti, e buon appetito. Eccoci qui, gli gnocchetti sono pronti, adesso io me li mangio, li lasciamo il fornello andare. Così poi, se ci basta il fuoco, ci facciamo anche un caffettino. Buon appetito!
Allora, amici montanari, io sono appena partito dal rifugio Venezia, ho il sole in faccia, quindi avrò un'espressione da pagliaccio, mi metto un po' così, anche se mi vedrete in controluce. Rifugio Venezia che è lì, alle mie spalle, da qualche parte, qui, da qualche parte. E che dire, beh, giornata veramente strepitosa, sono stato molto fortunato per aver trovato un meteo così. E in un giorno in cui ero libero dal lavoro e quindi averne potuto approfittare. La traccia per salire è veramente ben battuta, molto molto comoda. A salire, come vi dicevo, non ho dovuto usare neanche le ciaspole o i ramponcini, però adesso per scendere i ramponcini li ho messi, perché in discesa è sempre meglio avere un qualcosa di sicurezza in più. Bene, la strada che farò a scendere sarà la stessa della salita, quindi niente, noi ci vediamo più giù per le solite considerazioni finali. A dopo, montanari! Ti diverti, Ray? Ti diverti? Bravo! Allora, amici montanari, ormai non mi manca tanto per tornare all'auto e direi che è giunto il momento per fare un po' il punto della situazione e trarre le conclusioni di questa escursione. Vi parlo camminando perché camminando, secondo me, non so, i pensieri arrivano più fluenti. Allora, innanzitutto sono contentissimo perché finalmente sono riuscito a portare a termine un'escursione come l'avevo pensata, cosa che già da 2-3 escursioni non riuscivo a fare, per vari imprevisti in realtà, tutte cose che ci fanno tornare alla mente il fatto che gli imprevisti in montagna ci sono e bisogna anche saper rinunciare e tornare indietro quando serve. Comunque, parliamo un po' di questa escursione, che è veramente bellissima. In ambiente invernale è incredibile. L'ho fatta in estate, un po' meno, insomma, è comunque bella, ma in inverno è veramente stupenda. Non è per niente difficile, anzi, e poi dipende ovviamente dalle condizioni del manto nevoso, dalla traccia, se è molto battuta come in questo caso oppure no. Io ho trovato solo un punto dove fare un minimo più di attenzione, perché era un po' sotto parete e c'erano, sì, la traccia era più incerta, ecco, ma insomma niente di che, tratto di pochi metri, io l'ho fatto tranquillamente anche con Ray, in salita senza ramponcini, senza ciaspole, niente, in discesa con i ramponcini che ho ancora su. Comunque, come vi dicevo, escursione bellissima, facile, i panorami sono, beh, neanche a dirlo, stupendi, e quindi veramente veramente consigliata. In realtà io a Rifugio Venezia, se vi ricordate, c'ero già stato, avevo fatto un'escursione in autunno, però partendo da Passo Staulanza. Vi lascio il video qui in alto nelle schede, così potete andare a vederlo se non l'avete già visto. Detto ciò, io vi lascio alla solita scheda tecnica e poi noi ci vediamo più giù per i saluti finali. Ciao montanari! Per questa escursione ci riferiamo alla carta 025 della Tabacco. Lasciata l'auto vicino a Malgalivan, sopra Zopedicadore, si segue la strada indicata con segnavia 456 verso Rifugio Talamini. In località Le Fraine si prende a sinistra il sentiero 493 con indicazioni Malgaru Torto. Si segue agevolmente la traccia fino al piccolo capitello dove segnavia cambia in 471. Rimanendo sulla traccia principale, si giunge quindi al passo di Rutorto e a Rifugio Venezia. Per il rientro, si segue a ritroso la via dell'andata. Molto bene, amici montanari, escursione ormai finita e quindi anche questo video ormai è giunto al termine. Vi lascio con questa splendida vista. Che dire, io sono felicissimo, come vi dicevo prima. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi in tal caso mettete un bel like, condividetelo e lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Vi lascio sempre in descrizione i link dell'attrezzatura che ho usato oggi, il link alla scheda tecnica, alla traccia GPS
presente sul sito di Orme Montane e anche su Mountain Tribe. Che altro dire? Niente, io vi lascio come al solito un paio di video che potrebbero interessarvi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao montanari, buona montagna a tutti!